Meme Economics, bentrovati in nostra compagnia, nuova puntata, una puntata ricca perché si parla dell'inflazione, si parla di Bitcoin, insomma sicuramente non è stata una settimana noiosa, ma torniamo indietro a domenica scorsa perché è stata una giornata importante, è stata la festa della mamma e allora ci siamo immaginati come avrebbe festeggiato la festa della mamma un personaggio cinematografico per eccellenza, e cioè il protagonista di Psycho, Norman Bates, avrebbe festeggiato così. Ecco, buona festa della mamma, grazie figliolo, sempre lui, sempre Anthony Perkins. Questo ovviamente raccoglie chi ha visto il film, ma sostanzialmente la storia di Psycho è abbastanza risaputa, non ve la sto a spiegare, a raccontare adesso, ma era un modo per partire in maniera un po' diversa rispetto al solito. Vediamo anche innanzitutto che cosa succede sul fronte dei vaccini, perché ovviamente ci si continua a vaccinare a velocità alterna, potremmo fare di meglio. Poi ci sono quegli imprevisti, vedi l'iniezione per errore di 6 dosi di vaccino Pfizer a una studentessa dimessa e monitorata. Come viene monitorata? Questi sono gli amici di TML, potrebbe essere monitorata così. Vediamo subito il meme successivo che ci fa vedere, ecco, esatto, viene monitorata come se emettesse delle luci fluorescenti, come se fosse quasi radioattiva. Questa è una puntata dei Simpson in cui si parla di extraterrestri e di radioattività. Però insomma questo è un meme che ha fatto un po' il giro del web attraverso gli amici di TML. Comunque sia, insomma, la studentessa di cui si parla effettivamente è monitorata, ma al momento non presenta particolari problemi. Andiamo avanti perché comunque si parla anche di ripresa, no? Tutta l'Italia in zona gialla a partire dalla settimana prossima, tranne la Val d'Aosta. E allora si guarda che cosa abbiamo fatto durante il lockdown. Abbiamo guardato i prezzi degli aerei sperando poi di poterli comprare quando sarebbe stato opportuno e possibile prenotare e prenotare da qualche parte. Ecco, però come vedete lo sguardo del nostro amico cambia quando guarda i prezzi durante il lockdown e poi quando li guarda gli stessi prezzi per l'estate delle riaperture. Sarà un bagno di sangue? Beh, vediamolo, speriamo di no. Ovviamente speriamo che si riesca a fare un po' di vacanza a prezzi contenuti, pur considerando il fatto che le compagnie devono recuperare un po' il terreno e i soldi perduti. Andiamo avanti, proseguiamo, perché c'è un dato che riguarda l'Italia che, come dire, non so se l'espressione di Ibra qui lo dovrebbe assumere chi governa l'Italia o chi invece è italiano e guarda questi dati. I dati sono i seguenti. Ecco, quando sei l'Italia, allora l'espressione la diamo all'Italia e chi la governa, e la Commissione UE prevede che il tuo PIL crescerà per il resto del 2021 e 2022, ma anche la disoccupazione. Insomma, c'è qualcosa che non quadra, cioè sale il PIL ma sale anche la disoccupazione. E insomma, questa espressione di Ibra ci fa capire che forse c'è qualcosa che ci sfugge, e allora una risata cancella tutto, quantomeno forse questa è la speranza di qualcuno. Ma andiamo avanti con il prossimo meme, perché l'inflazione è salita del 4,2%. Lui è Luka Doncic, forse uno dei migliori, anzi sicuramente uno dei migliori giocatori NBA al momento, e questa sua espressione è diventata subito un meme. Qualunque cosa tu scriva, questa sua espressione va bene. Figurati quando vedi che l'inflazione non sale del 3-6% come avevano previsto gli analisti, ma molto di più, del 4,2%. A questo punto che cosa succede? Ci sono i timori, no, legati da parte, timori degli investitori in generale, insomma dei paesi, a che le banche centrali tornino ad aumentare il tasso di interesse, che ovviamente comporterebbe determinati effetti che potrebbero pesare in qualche modo sia alle imprese sia alle famiglie in generale, su più fronti, sugli investitori. Noi ce lo immaginiamo così perché la banca centrale al momento continuano a non considerare l'inflazione pericolosa. Ecco, per noi le cose stanno andando esattamente così. L'inflazione nei panni di Elio, nella trasmissione andata in onda su Amazon recentemente, che fa e le banche centrali che cercano di evitare in qualche modo di incrociare anche lo sguardo con l'inflazione, perché per le banche centrali l'inflazione non è pericolosa. No, non ci interessa, insomma, quel 4,2% è comunque sotto controllo, però intanto l'inflazione è dietro che fa ehi, e quindi insomma chissà che prima o poi le banche centrali non debbano fermarsi e in qualche modo, non dico esplodere dalle risate come farà poi Frank Matano, ma quantomeno affrontare la situazione. Non solo inflazione, c'è anche un altro dato macroeconomico che risale alla settimana scorsa, ma che ha
in qualche modo spiazzato gli analisti, ed è quello dei non farm payrolls, gli NFP. Le aspettative erano quelle belle e diciamo imponenti come il fisico di Will Smith qualche decennio fa, e invece il risultato, gli ultimi NFP hanno l'aspetto invece di Will Smith attuale, cioè hanno deluso il mercato, sono stati ben al di sotto delle stime e delle aspettative, e che in qualche modo ha preoccupato il mercato e preoccupa anche chi segue Will Smith e che se lo ricorda insomma in una forma così smagliante. Non solo non farm payrolls, non solo dati macroeconomici, non solo inflazione, anche Bitcoin. E noi ci siamo messi nei panni del soldato Joker nel film Full Metal Jacket, perché ci siamo messi nei panni di chi ha comprato Bitcoins a $40,000, dopodiché, è notizia di qualche giorno fa, Elon Musk ha detto: noi di Tesla non accettiamo più pagamenti in Bitcoin, un annuncio che aveva determinato una spinta verso l'alto da parte del Bitcoin clamoroso, fino a 60,000. Beh, insomma, adesso siamo a 40,000. Siamo a 49-50 mila, e quindi chi ha comprato a quel prezzo, magari anche a 50 mila, forse adesso comincia a sentire in qualche modo puzza di bruciato, oppure si fa un grido. Questo era l'urlo di guerra che Joker doveva mostrare al sergente per dimostrare che insomma era nel posto giusto, nelle file dei Marines. Bene, andiamo avanti perché abbiamo ancora un po' di meme da mostrarvi. Se andiamo nell'attualità, ricordate settimana scorsa che si è parlato del razzo cinese che doveva precipitare, che sarebbe potuto precipitare in alcune zone del mondo, non in Italia, e quindi in qualche modo il consiglio era di non uscire di casa? Beh, insomma, la questione del razzo si è esaurito senza danni, ma c'è un altro problema: il reattore 4 di Chernobyl. Lo vediamo nei panni di Leonardo DiCaprio che beve il suo calice di vino ridendo sotto i baffi, perché è una situazione però comunque che ha creato dibattito e anche qualche timore. Effettivamente il combustibile che si trova nel sarcofago d'acciaio di Chernobyl, che è stato realizzato a un prezzo di 200 miliardi di euro e che dovrà in qualche modo isolare la centrale da qui ai prossimi 1000 anni, è stato scoperto, è stato appurato che è ancora è come se fossero dei carboni ardenti, insomma, c'è come se ci fosse una brace sotto all'interno di questo sarcofago e che continua a emettere insomma radioattività, e questa cosa insomma ha generato determinati punti di domanda. In realtà il sarcofago sta tenendo all'interno del suo dell'acciaio, insomma, di cui è composto, queste dinamiche fisiche e chimiche, ma insomma si è parlato anche di una nuova Chernobyl in maniera anche un po' esagerata, proprio per il fatto che è ancora in corso una sorta di fissione, insomma la situazione è ancora vivo il combustibile, quantomeno il nocciolo del reattore che lo ricorderete si è fuso su se stesso, andando a coinvolgere poi anche i vari detriti eccetera eccetera. Andiamo avanti per un altro argomento, o meglio, cerchiamo di alleggerire un po' i temi, perché comunque si parla di vaccini, di coronavirus, in India la situazione è ancora molto complessa. Parliamo un po' di calcio, ad esempio. La Salernitana è promossa in Serie A, non succedeva più di un decennio, anzi da un ventennio circa, ma la Salernitana appartiene a questo signore qui, a Piero Lotito, che è il presidente anche della Lazio. Ora qui, e questo è un meme che abbiamo recuperato da Calciatori Brutti, si vede Piero Lotito che con due telefoni è come se tu avessi due società e pensi già allo scontro diretto, ma la verità è che lui dovrà venderne una, non può. Per regolamento un presidente non può avere due squadre di Serie A che hanno appunto come presidente una sola persona, quindi una delle due dovrà cederla, o magari qualcuno, i più maligni, dicono che troverà in qualche modo un prestanome. A proposito di calcio, in qualche modo vediamo anche il prossimo meme. Si parlava di Superlega fino a pochi tempo fa, e ci sono tre squadre che ancora non hanno
diciamo detto non la facciamo più, la abbandoniamo, che sono Barcellona, Juventus e Real Madrid. E allora il giornalista Paolo Ziliani su Twitter si è immaginato il calendario di settembre della prima edizione Superlega: gara prima giornata Barcellona-Juve, riposa Real, seconda giornata Juve-Ra, riposa Barcellona, terza giornata Real Barcellona, riposa Juve, e poi così la gara di ritorno, insomma, quindi la Juve che gioca allo Juve Stadium, il Real al Bernabeu e il Barcellona al Camp Nou, insomma, con tre squadre. D'altronde, che cosa vuoi fare? Questo, insomma, si esaurisce in sei giornate sostanzialmente la Superlega. Questo ovviamente ancora per sorridere su un tema che ha diviso soprattutto, insomma, italiani e anche tifosi europei. Vogliamo chiudere con una buona notizia? Chiudiamo con una buona notizia. La riporta il New York Times: people in England will soon be allowed to officially hug and kiss again. Quindi presto, rivela New York Times, sulla base di documenti e di dichiarazioni di Boris Johnson, in Inghilterra si potrà tornare ad abbracciare e a baciarsi di nuovo, come prima dell'epidemia. Insomma, speriamo che questo momento avvenga presto per gli amici irlandesi, ma anche ovviamente per noi. Questo è Meme Economics, speriamo di avervi strappato un sorriso. L'appuntamento è per la prossima settimana.